Buonasera, benvenuti. È il nuovo appuntamento con Basket In. Ancora quota 100 per il club che ci sta prendendo gusto. Ieri quarta vittoria consecutiva al Palasport contro l'Eurobasket di Roma. Quarta vittoria consecutiva, quindi cammino importante per i ragazzi di Spiroleca e zona playoff che è andata decisamente a consolidarsi. Un po' di apprensione per le condizioni di Filoni e di Vildera, ne parleremo nel corso della puntata, ma soprattutto, caro Mauro, buonasera, buonasera a te. Buonasera Dario, buonasera. Tanta concentrazione perché venerdì c'è un match che di solito attira un pochino l'attenzione di tutti, perché quando giocano Ferrara contro Forlì, di solito è spettacolo. E tra l'altro sarà venerdì sera, perché lo ricordiamo, è un recupero, visto che la partita era saltata per un impegno nazionale di un giocatore di Forlì, e quindi insomma si torna in terra di Romagna per una sfida nel weekend delle finali di Coppa Italia, dove non sono qualificate né Ferrara né Forlì, e quindi se ne approfitta per questo derby alle ore 20 all'Unieuro Arena, appunto, in Romagna. Però facciamo un passo indietro, perché c'è da celebrare, come dicevi tu, una bella vittoria, e Ferrara ha fatto un po' l'abbonamento a quota 100, verrebbe da dire, perché sta segnando tanto tanto tanto, e l'ha fatto battendo in una giornata non facile l'Eurobasket Roma. E come dicevi tu, Dario, Ferrara si consolida in una medio-alta classifica che comunque sta dando ragione degli sforzi della squadra di Spiroleca. 439-000-3337 è il numero per gli SMS, ma prima vado a presentare uno dei due ospiti che saranno con noi questa sera e diamo il bentornato ad Agustin Fabi. Buonasera Dario, buonasera Mauro, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qua, e finalmente vieni dopo una roboante vittoria. Sì, vittoria, diciamo, convince. Che l'ultima volta che sono venuto qua non era il momento migliore, quindi esatto. Sono contento di tornare oggi dopo questo bel momento. Dai. Strada facendo ci farà compagnia Matteo Mecacci, collegato da 100, perché insomma se Ferrara sta andando alla grande, possiamo dirlo, altrettanto lo sta facendo la Trame, che sta vincendo partita dopo partita e sta facendo un ottimo campionato, e subito lì dietro a Ferrara, quindi le due ferraresi non deludono. Stiamo andando in diretta anche su Facebook, quindi se volete, oltre agli SMS, fare dei commenti sulla pagina Facebook di Telestense di Basketing, noi risponderemo. Andiamo a vedere quelli che sono i risultati di giornata, perché, come abbiamo detto, vittoriose sono sia la Trame che la Top Secret. Per il resto, Daniel, hai dato uno sguardo ai risultati, o dopo il 184 te ne sei... No, invece... Ci hai guardato? Sì, assolutamente. Secondo te? Anche Fabriano con Scafatti, abbiamo visto la partita in spogliatoio appena finita la nostra, e l'ha persa veramente negli ultimi due possessi, quindi comunque un campionato molto particolare, le prime quattro che sono sempre... sono sempre lì, non hanno avuto fino ad oggi momenti difficili, quindi stanno sempre andando a un ritmo molto alto, e noi cerchiamo di aggrapparci al gruppone, quelle delle prime quattro, continuando così, e vediamo se alla fine della regular season riusciamo a essere lì, nelle prime quattro. Hai citato la classifica, andiamo a vedere, perché lei la regia di mandarla in onda. Eccola qua, Scafati sembra davanti, Verona che da quei punti di penalizzazione si è spinta fino al secondo posto, Ravenna chiusi, e poi l'accoppiata delle ferraresi, Ferrara 100. Soddisfatto, sì, di questa classifica? Sì, assolutamente. Ovviamente vogliamo qualcosina in più, ci stiamo lavorando, i risultati comunque nelle ultime 12 partite, 13 partite, dicono che stiamo andando a un ritmo molto alto. Peccato per l'inizio, ma si sa che a volte una squadra per metà nuova ha bisogno un po' di tempo per trovare i propri equilibri, quindi sicuramente siamo al momento a stagione, nel punto in cui vorremmo essere, possiamo solo che migliorare e cercare di scalare piano piano la classifica ancora un po'. Ieri è venuta fuori una partita un po' strana, nel senso che più volte avete dato l'impressione di poter allungare, poi avete concesso qualche recupero agli avversari, una partita strana però sempre in pugno, no? Sì, sono quelle partite un po' particolari, con le squadre un po' in difficoltà, che provano diverse difese, zona, trovano protagonisti che di solito magari non hanno, e quindi sono partite molto difficili da affrontare. Siamo stati bravi, soprattutto i due americani ieri hanno fatto una grandissima partita a livello non solo di scoring, ma anche a livello di leadership, quindi sicuramente siamo in un buon momento, bisogna continuare a lavorare e cercare di migliorare ancora un po', si può, ci abbiamo margine.
Prima della partita, il colpo d'occhio al Palasport era molto bello, Mauro? Abbiamo visto che il Palasport e tutto il pubblico che ieri lo ha visto partecipe all'insegna del no war, e credo che abbiamo un contributo da poter far vedere a partire dai giocatori. Anche avevate in mano quel foglio che era molto significativo, e poi anche, eccolo qui, bello, una bella iniziativa, no? Credo che non vi abbia distolto dalla concentrazione della gara, ma che anzi... No, no, assolutamente, è il nostro piccolo per poter dire la nostra. Pensare che nel 2022 ancora ci sia una guerra, e alla fine a pagare sempre la gente normale come noi, quelli che lavorano ogni giorno, quelli che cercano ogni giorno di migliorare, ed è un peccato. L'unico modo che abbiamo noi per esprimere il nostro pensiero sono queste piccole cose, quindi speriamo che nel nostro piccolo almeno possiamo dire la nostra. Ecco, bello, sull'inno direi che è stato un bel momento, credo che ci sia anche il contributo Sponda Club, ovviamente, con tutti i protagonisti così a voler provare a dire la loro. Quindi complimenti all'organizzazione, complimenti al palazzo e complimenti a voi. Fanno 4 vittorie in fila, adesso è un bel filotto, ma si vede che siete in fiducia. Sì, siamo in fiducia. In questo momento siamo molto bravi a cavalcare quelli che sono i nostri punti di forza in questo momento. Abbiamo AJ e Demerio che in questo momento sono veramente in grande fiducia, quindi in questo momento noi altri dobbiamo cercare di fare un po' i gregari e appoggiarli in quello che la partita chiede in determinati momenti. Sapevamo che tipi di giocatori erano loro due, bisognava solo iniziare a vincere per poter goderceli un po' di più, e quindi siamo contenti del momento, siamo contenti perché ognuno piano piano sta cercando di capire il proprio ruolo, anche a livello di spazi, di minutaggio, e quindi sono cose che durante la stagione non è sempre scontato, e siamo in un ottimo momento. Sentiamo se è stato contento, se era contento fino a partita anche Spiro Lega, credo di sì. Andiamo a sentire il suo intervento in sala stampa. Infatti è venuto già nella preparazione una partita strana, che in settimana abbiamo fermato Filoni, che deve fare un interventino martedì e non ci sarà per un pezzo. E 2 giorni fa Villera sente un dolore sotto il piede, e ha provato stamattina, gli hanno fatto le punture il nostro staff medico, ha provato, non ce la faceva, però vedevo che dall'altra parte la situazione era più o meno lo stesso. Ho visto un Pepe che non ha giocato, qualcuno si è fermato dopo il primo quarto e qualcuno durante la partita, insomma, ecco, eravamo una squadra, insomma, una partita tra i sfigati, diciamo, a livello di fortuni. Loro hanno avuto il peggio perché il numero da loro era più, essendo in 8, è stato più aggravante, però sono di quelle partite insidiosissime, che dove l'avversario non ha niente da perdere, arriva, si rende conto che gli manca anche qualche forza importante e giocano con la mente libera e con la mano che non trema mai. Sono le partite più pericolose, e dopo il primo tempo gli ho detto ai ragazzi: sta a noi a far diventare facile, perché se entriamo nel terzo quarto e facciamo stupidaggini, loro per forza dovevano fare 2-3 alla zona, perché avevano pochi giocatori nei cambi e qualcuno con i falli, dovevamo aver pazienza, non fare un passaggio, un tiro. Nel momento che l'abbiamo fatto, abbiamo fatto subito il break e qualche cosa di buono, però ecco, l'abbiamo gestita, ma era di quelle partite pericolosissime. Adesso guardiamo avanti, speriamo che Villera non ha niente di esagerato, perché abbiamo bisogno di lui. Ecco, a questo proposito volevo ricordare che, come ha detto anche Spiro, domani il dottor Filippone opererà Filoni un mesetto per tornare a calcare il campo, e invece Vildera avrà degli esami strumentali in base ai quali si cercherà di capire e di formulare anche una data per il suo potenziale recupero, speriamo sia prima possibile. Ieri l'eroe di giornata, se vogliamo estrapolare una individualità, è stato sicuramente AJ Packer, che io direi di andare a ascoltare, così poi abbiamo un po' di materiale su cui discutere. No, ovviamente loro senza qualche giocatore, speriamo tutti infortuni per loro, complimenti a loro perché ha giocato fino alla fine.
Però noi in questo momento abbiamo giocato molto bene in attacco, ma anche in difesa loro hanno fatto qualcosa, tutti i meriti di loro, però andiamo avanti così, c'è una partita difficile venerdì e vediamo. Sì, no, noi abbiamo giocato molto bene le ultime due, però hai visto De Mario, quando lui non c'è il problema con la naso, cioè la piedi, quest'anno lui gioca fortissimo. E quindi per me, onestamente, quando tutti i ragazzi passano la palla, ringraziati tutti, perché ovviamente io facciamo qualcosa uno contro uno, però non è mia identità in campo, non si può fare per 34-35 minuti, quindi ringrazio tutti i miei compagni per cercare quando ho aperto e grazie l'ultima partita fai canestro. E parla ovviamente del gioco di squadra e Jay Packer, l'abbiamo detto protagonista ieri, ma protagonista dell'ultimo periodo. Andiamo a leggere qualche messaggio, ne stanno arrivando. Grandi gli americani, poi vencato su tutti, dice Andrea. Agu, che partita, o meglio, che stagione sta facendo Luca Vencato, secondo te? Ma Luca, da quando è arrivato, è sempre in crescendo. È arrivato ovviamente dopo un periodo molto importante in attività e quindi era normale all'inizio aspettarsi che aveva bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, per ritrovare il campo, il minutaggio, e ora è tornato a essere il giocatore che conoscevamo un po' tutti. Un giocatore completo, un playmaker di una taglia molto grande, può portare spalle canestro ai propri difensori, mette in ritmo i compagni, è un ottimo difensore, quindi tante caratteristiche che secondo me insieme a Zampini fanno il ruolo di playmaker, quello coperto sicuramente molto bene. Andiamo avanti con gli sms, bravi tutti, peccato per il palazzo semivuoto, anche se era un palazzo comunque abbastanza caldo che ha partecipato per la partita. Ne parlavamo prima di andare in onda sul momento che sta vivendo un po' tutto lo sport in generale, in particolare il basket, dove i palasport non è che siano proprio pieni. Tu cosa ne pensi? No, sicuramente la gente a Ferrara sta dimostrando comunque coinvolgimento dal punto di vista della qualità della gente che viene, sono tutti molto coinvolti. Ovviamente speriamo, ci aspettiamo che da qua in avanti la situazione possa migliorare e riusciremo magari a vedere un po' più di gente al palazzetto. Noi ci alleniamo ogni giorno per questo, per cercare di riempire il palazzetto, per cercare di farci apprezzare. E sappiamo sicuramente che la gente che viene dal 100% e penso che stia apprezzando i nostri sforzi, quindi ci auguriamo che il prima possibile la gente inizi a venire un po' più numerosa e sono certo che per i playoffs sarà un bel campo, dai. Sì, è bello quando viene anche gente al seguito della squadra ospite, cosa sempre piuttosto rara per vari motivi. È un pochino un post-Covid che ci si porta dietro, magari qualcuno da lontano la guarda su LNP e rimane a casa, si risparmia una trasferta e questo va un pochino a discapito dello spettacolo del Palasport. Però ieri, alla fine, quelli che c'erano si sono fatti sentire. No, si fa sentire, ecco, assolutamente. Insomma. Sì, si fanno sentire alla grandissima. È vero quello che dici tu, ovviamente non avendo il pubblico ospite, poi non si crea neanche quella rivalità dentro la partita fra la gente, anche quella sana. Quindi anche quello spegne un po' tutto quanto. Però speriamo che ora presto si ritorni un po' alla normalità. L'ha sottolineato anche Spiro Lecca in conferenza stampa, come il pubblico abbia comunque seguito l'andamento della partita, e così è stato ieri, così come in altre occasioni. Stiamo arrivando alla fine della prima parte della trasmissione, vi ricordo nella seconda ci collegheremo anche con Cento, dove avremo così l'onore di avere ospite Matteo Meccacci, coach della Tram, che tra l'altro ha fatto il compleanno proprio ieri, quindi faremo anche gli auguri in diretta e comunque ci racconterà un po' questa bel momento della sua squadra che reduce proprio da una vittoria. Una piccola pausa, ci troviamo tra pochissimo qui a Basketin. Rientriamo in diretta negli studi di Telestense, 19ª puntata di Basketin, sempre in compagnia di Agustin Favi, però come abbiamo annunciato ci ha raggiunto da Cento Matteo Meccacci, coach della Tramec. Buonasera coach. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Eccolo qua, anche ieri Cento Corsara in trasferta, ci state perdendo gusto come abbiamo detto prima di andare in onda, no? Sì, fortunatamente sì, come dicevamo prima è paradossale, però abbiamo vinto lo stesso numero di partite casalinghe che in trasferta, quindi
diciamo che a parte credo Verona, penso. Solo Verona ha fatto meglio di voi. Verona esatto, ne ha vinte 7, sì. Voi 6 assieme a Chiusi. Come Scafati. Esatto, Scafati sì. E Ravenna. Esattamente, sì, quindi è paradossale, però ecco, non ci lamentiamo, finché continua così ci divertiamo a tornare con la vittoria in tasca, ecco. Ricordiamo i numeri, 79-64 a Chieti, la chiave della vittoria dove è stata? Beh, credo alla fine sicuramente dal punto di vista difensivo abbiamo giocato anche ieri una partita molto solida contro una squadra anche particolare, perché è l'unica squadra in questo momento, se non vado errato, di tutte le 28 squadre della Lega con l'assetto col doppio lungo americano, quindi una squadra molto fisica che magari non ha tantissimo, come posso dire, pericolosità negli esterni, tolto Amici e Meluzzi, però noi siamo stati bravi a fare una partita di grande solidità dietro e questo poi ci ha dato il là in attacco per non perdere ritmo contro i loro cambi e contro le loro difese abbastanza contenitive. Oltretutto è stata una partita dove i nostri due americani non hanno prodotto una grande quantità di punti, però sono stati ben sostituiti, diciamo così, o aiutati dai nostri esterni italiani e dai nostri lunghi, quindi direi una partita veramente di squadra, ecco. Sì, coach, vorrei tornare un attimo sulla facilità con cui voi vincete in trasferta, perché credo che sia intanto un segnale di una mentalità importante, ma poi è sicuramente un gran viatico per arrivare all'obiettivo dei play-off, ma è soprattutto una mentalità da play-off. Come l'avete maturata? Beh, credo, allora, sicuramente è chiaro che, come dico sempre ai ragazzi, quando difendi, anche se magari noi non produciamo tantissimi punti a partita, siamo il peggior attacco del girone, anche perché a volte sbagliamo tanti tiri aperti che produciamo, purtroppo quest'anno dal perimetro non è che abbiamo una percentuale così elevata, nonostante la qualità dei tiri, però come dico sempre ai ragazzi, difendendo ci creiamo sempre un'opportunità, una chance di poter fare la nostra partita e il farlo non solamente in casa ma anche in trasferta è sintomo, come dicevo prima, di un collettivo molto unito che riesce a sacrificarsi e sacrificandosi riesce poi dopo a portare la partita, diciamo così, su dei binari a noi più favorevoli e o comunque sia a giocarsi un arrivo punto a punto o, come ci è successo nelle ultime due trasferte a Chieti e a San Severo, di riuscire addirittura a vincerla in maniera abbastanza autoritaria, ecco. Augustin, due mentalità in questo momento del campionato un po' a confronto, no? Voi andate a quota 100 e magari concedete nelle ultime due partite sicuramente punti agli avversari, 100 invece annienta gli avversari sbarrandogli la via del canestro. Sì, siamo in questo momento due squadre un po' diverse da questo punto di vista, ma dipende anche l'avversario, dipende. Abbiamo giocato contro due squadre le ultime due partite, Latina, conosco bene il coach Gramenzi, una squadra molto dinamica che porta ad avere molti possessi, ha tanti tiratori in squadra, quindi quando sono in una giornata dal punto di vista delle percentuali alte è una squadra capace di fare 100 punti, quindi che noi avessimo fatto 114 è una cosa molto positiva. L'ultima partita invece Eurobasket, una squadra come abbiamo detto prima, non aveva niente da perdere, giocatori magari che di solito hanno un ruolo un po' più da coprimari, sono sentiti con tanta responsabilità, molto liberi e quindi anche loro hanno fatto diversi canestri anche difficili, quindi in questo momento sì, siamo in un momento diverso, ma penso che anche noi abbiamo dal punto di vista difensivo dei margini di crescita e vorremmo arrivare fra un paio di mesi, un mese e mezzo, a essere una squadra molto più solida in difesa. E di 100 cosa ci dice, Agustino? Una squadra che subisce 68 punti a partita, che vince fuori tanto quanto vince in casa, è una squadra che fa un po' paura in prospettiva. No, assolutamente, una squadra molto solida e soprattutto una squadra che durante la stagione, anche nei momenti difficili, non ha mai stravolto il proprio roster, non ha mai fatto dei cambiamenti importanti, quindi secondo me la fiducia che ha avuto in tutte le persone dentro l'organico fa sì che quando le cose vanno meglio la solidità è molto più facile trovarla, quindi il coach ha un modo di giocare anche che permette di non andare mai troppo oltre
i propri ritmi dei giocatori che ha a disposizione, quindi secondo me anche questo aiuta a essere sempre molto solidi e non andare mai fuori ritmo, ecco. Senti, uno dei motivi per cui Ferrara è anche così prolifica è perché ha due americani che si sono messi ad avere un feeling straordinario col canestro e in conferenza stampa abbiamo stuzzicato un po' ieri su questo tema. Spiro Lecca. Ma guarda, se te tiri fuori le tue trasmissioni di 3 mesi fa, qualcuno diceva: ma dove li hanno trovati questi americani? Qualcuno diceva: i soldi rimasti, qualcuno diceva: mai visti sti americani. Per qualità e per quel che è rendimento sono tra i migliori della Lega. Io ero tranquillo e addirittura mi sono arrabbiato quella volta lì per difendere i miei giocatori, perché sapevo che non stavano bene e dovevano avere solo pazienza. Adesso stanno raccogliendo quello che io e il mio staff abbiamo fatto nelle scelte, siamo contenti. Non è nessuna rivincita, perché io sono un professionista, devo far bene il mio lavoro e penso che in 4 anni qui le scelte sono state poche, quelle sbagliate, se no non eravamo sempre nel terzo, quarto, quinto posto. E per questo è da ringraziare questa società, El Press, che facendo grossi sacrifici mantiene Ferrara a dei livelli altissimi, perché quelli che sono intorno a noi, ricordate, spendono molto di più di noi, ve lo garantisco. Togli l'eccezione Stella del San Severo e gli altri sono attrezzatissime, e tanto di cappello alla nostra organizzazione, che ogni tanto tocca dire, perché quando c'è da dire qualche parola buona per noi, per i ragazzi che lavorano tanto in palestra e nei uffici, da Gigi a Ermano, che è l'ultimo, insomma, il più grande con l'età, insomma, perché c'è un'organizzazione che deve funzionare, se no le cose non vengono a caso. Organizzazione che funziona anche a 100, però visto che abbiamo chiesto a Fabi di 100, coach, chiediamo a te invece cosa pensi dell'organico, del modo di giocare della Top Secret. Beh, credo che Ferrara sia una squadra molto lunga, lo testimonia anche il fatto che comunque sì, hanno preso la decisione di tenere Vencato, no? Che all'inizio anno era fuori dal roster, poi dopo l'infortunio di Zampini è stato reintegrato perché era sotto contratto, e poi quando c'è stato da prendere una decisione, giustamente hanno lasciato andare Pianegonda a giocare in Serie B, hanno deciso di tenere Vencato, sia perché in questo modo magari Zampini si riprendesse meglio e con la giusta calma dall'infortunio comunque scomodo che ha subito, e anche perché così è chiaro che il roster aumenta di qualità. Io credo che Ferrara sia una squadra molto talentuosa e non mi stupisce il fatto che comunque segni tanti punti a partita, perché gli esterni hanno tanto talento nelle mani, i lunghi sono giocatori comunque sia, e io ne ho allenati 2 su 4, perché Vintera l'ho allenato a Siena, Petrovic era il mio 4 titolare l'anno scorso, gli altri 2 le conosciamo. Cioè, prima sentivo Spiro che diceva degli americani, giustamente arrabbiato con qualcheduno che magari aveva detto qualcosa di sbagliato, però al di là delle battute, ecco, non credo che Pacher fosse un giocatore sconosciuto, perché l'ultima stagione in cui Pacher ha avuto una brutta stagione a livello di risultati credo sia quella di Legnano nel 2015 o nel 2016, poi con quel signore lì ha fatto i playoff a Reggio Calabria, anzi avrebbe dovuto fare i playoff a Reggio Calabria. Poi a Siena, se non fallisce la Menzana, comunque avrebbero fatto i playoff. A Treviglio avrebbero fatto i playoff. Ecco, semmai è un po' sfortunato Pacher, tutte le volte deve fare i playoff, poi succede qualche cosa. Però a parte le battute, dai, io credo che Ferrara sia una squadra che giustamente gioca a punteggio alto perché ha tanti punti nelle mani. Credo che da quando è rientrato Agustin, che nella prima parte di stagione non c'era, dove magari avevano avuto qualche difficoltà iniziale, credo si siano compattati, e credo che siano una squadra che veramente può fare bene da qui in fondo alla stagione. Poi, se non mi sbaglio, venerdì c'è una partita molto importante per loro, così come sarà molto importante per Forlì, e vediamo chi ne esce vincitore, ecco. Infatti, coach, ti volevo chiedere proprio questo. Ferrara incontra Forlì, una squadra che è un po' cambiata. Ti volevo chiedere che impressione hai di questa squadra, e chiaramente io penso a 2 partite da recuperare. Penso che sia una candidata comunque ai play-off per la sua storia, per la sua, anche se fin qui ha abbastanza deluso, ecco, le aspettative.
Bah, onestamente, ecco, sfido chiunque a dire a inizio anno che vedevano una Forlì con 8 vinte e non so quante sconfitte, 11, 10, 11 sconfitte. Onestamente, è qualcosa di incredibile. Io credo che Forlì abbia tutto per essere una squadra non solo da entrare ai playoff, ma anche da entrare in buona posizione. Chiaro, secondo me, i primi 4 posti ormai per Forlì sono andati a meno di miracoli, però ecco, cioè non ci posso credere che Forlì non agguanti uno degli 8 posti. Se agguanta uno degli 8 posti, come credo, poi diventa un cliente scomodo perché onestamente è una squadra che ha tutto. Poi è chiaro, come ci sono le sorprese tutti gli anni, come quest'anno è San Severo, magari lo è anche Ravenna nei primi 4 posti, magari anche chiusi. Non si pensava che avesse un rendimento così costante, anche se devo dire che sono la squadra che mi ha impressionato di più il rapporto di qualità del roster e rendimento. Come dicevo, come l'anno scorso c'è stata la sorpresa dell'Eurobasket, magari ogni tanto c'è anche qualche squadra accusa di passaggio a vuoto. Onestamente, pensare che Fortino tra le prime 8 mi sembra abbastanza un'utopia. Bene, noi l'abbiamo già fatto prima, ma torniamo alla conferenza stampa di ieri, andiamo a risentire di nuovo E.J. Tucker, che lui non lo sapeva, gliel'abbiamo detto noi, però in questo girone rosso della Lega 2 è il giocatore che ha il più alto indice di valutazione. Cioè, onestamente, cosa dici primo? Cioè, ringraziati a tutti i miei compagni, anche lo staff, perché lasciatomi in campo e giocato, cioè, ho portato la palla, ho giocato da 3, da 4, da 5, in tanti modi diversi, però, cosa dici? Cioè, io non è un giocatore uno contro uno per tutta la partita, quindi. Cioè, serve i miei compagni e loro hanno fatto bravissimo l'ultimo, cioè, tutta stagione, però ovviamente le ultime 2 partite loro hanno fatto molto bene. Ecco, visione molto lucida, direi, sempre molto razionale, salta sempre fuori questo spirito di gruppo che credo debba essere una forza e questo vale per tutte le squadre, ma qui abbiamo un rappresentante di Ferrara e uno di Cento. Credo che il grande spirito che anima le squadre sia poi la forza per la seconda parte della stagione. Sì, assolutamente, poi conosco AJ da un po' d'anni, quindi so quanto sia bravo come ragazzo, anche quando fa 40 punti, 15 rimbalzi, lui comunque rimane sempre molto, molto umile. E quindi chapeau a lui perché se lo merita tutto. Coach, voi riposerete, diciamo, nel weekend della Final Eight, il prossimo impegno con Nardò. Ecco, come vedi questa finale di Coppa Italia? È molto interessante, poi vediamo. È chiaro che ci sono arrivate le squadre che in quel momento erano più in forma. Casale Monferrato da una parte e chiusi. Diciamo nel nostro girone, credo che Scafati, Verona siano compagini comunque ben attrezzate, forti e che possano dire la loro in questa kermesse di 3 giorni. Secondo me, di là c'è, non voglio dire qualcosa di più, però insomma, io credo che Udine sia veramente la squadra da battere sia in coppa che in campionato. Vediamo come si presenta Cantù, perché in questo momento è piena di positivi, quindi paradossalmente potrebbe essere anche una Coppa Italia molto molto breve per Cantù se non dovesse avere tutti gli effettivi del roster a disposizione, però ecco, no, vediamo, potrebbe esserci anche una finale Cantù, scusatemi, Udine Scafati, a meno di sorprese, ecco. Direi che siamo giunti in chiusura di questa fascia di basketini, quindi ringraziamo per essere stato con noi Matteo Mecacci. Grazie Grazie a coach, voi bocca al e lupo. se avanza l'asado a Fabio io lo prendo volentieri. Tranquillo coach, ti penserò, tranquillo. Grazie, Allora organizziamo una stracittadina come tema l'asado di Agustin Fabi, quindi una bella Perfetto. reunion. Grazie coach Mecacci. Buon proseguimento, grazie, grazie a Grazie. voi. Noi ci vediamo qui sempre a Terestense tra pochissimo. Regia. Rieccoci qui, Basketin, ultima parte, ovviamente imbeccati da Coach Mecacci che insomma ha evocato l'asado di Agustin Fabi. Noi nella pausa abbiamo continuato così come
con l'acquolina in bocca, quindi insomma prima o poi ce la faremo a fare, no, questa griglia. Confidiamo in un invito prima o poi. Assolutamente. Veniamo con le telecamere. Io metto la mano d'opera, voi tutto il resto. Va bene, va bene, va bene. Aggiudicato. Va bene. Organizziamo, perché Agustin Fabio, l'abbiamo detto, non è bravo solo ad organizzare il gioco, a dare assist, a segnare da tre punti, ma è bravo anche a cuocere la carne alla griglia, quindi insomma è soprattutto. Soprattutto addirittura. Salutato Coach Mecacci nella seconda parte, ovviamente sempre un piacere averlo qui in trasmissione. Andiamo avanti perché ci guardiamo le immagini più spettacolari della sfida fra Ferrara e Eurobasket Roma, montate da Daniele Vecchi. Spettacolare, grande Daniele Vecchi, belle immagini, quando si vince sono sempre belle cose. Adesso noi, Agustin, adesso guarda quello che facciamo vedere, che prima ti abbiamo fatto i complimenti e giustamente, meritatamente essere qui dopo una bella vittoria, perché tu eri venuto invece la volta precedente nel momento più buio probabilmente della stagione, cui faceva riferimento anche Spiro Lecca poco fa, e abbiamo estratto un po' delle cose che ci dicemmo quella volta. Senti, vediamo. Siamo a novembre. Siamo un cantiere aperto in questo momento, non siamo la squadra che vorremmo essere a fine stagione, ci stiamo lavorando, e bisogna accettarlo, viverlo con la massima umiltà possibile, lavorarci su e cercare dal primo possibile di tirare fuori la testa, ecco. Posso dire da parte mia, e penso di parlare in nome della squadra, che dal punto di vista dell'umiltà in palestra non manca. I ragazzi sono i primi a sapere individualmente cosa c'è da migliorare. Bisogna essere umili, lavorare, capire che in questo momento siamo in un momento difficile e l'unico modo per uscirne è stare insieme. Abbiamo giocato solo 6 partite, sì. Per carità, siamo in un momento in cui abbiamo perso diverse partite di fila, ma non... È troppo buono. L'ha scritto lui. L'ho visto prima che chiudeva. Meraviglia, meraviglia. Bellissimo. Quindi speriamo che Agustin Fabi... Ecco, sono passati diverse settimane da allora, mesi, e direi che tu sei stato un buon profeta, perché quello che avevi detto che bastava fare, come se fosse semplice, no? Rimanere uniti, umiltà, lavorare forte, e prima o poi sareste venuti fuori. Eravate un cantiere aperto, non dimentichiamolo, in quel momento, e con quella calma, tu sicuramente avevi molta calma, molta umiltà, in un momento difficile, onestamente. Ma sì, perché conosco i ragazzi, conosco la qualità di persone che c'è dentro lo spogliatoio, quindi sapevo assolutamente che eravamo tutti dalla stessa parte, quindi poi so anche la qualità, gioco da diversi anni, quindi vedendo gli allenamenti, vedendo tutti quanti, so che c'è anche una qualità dal punto di vista sportivo molto grande, quindi sapevo che prima o poi ci sarebbe stato un cambiamento totale della stagione, bisognava solo affrontare i momenti difficili, che è la cosa più difficile a volte da fare, ma l'abbiamo fatto, e quindi siamo dove onestamente credo che tutti noi ci aspettavamo di essere. Mi auguro che ci sia ancora un bel po' di campionato davanti. Sì, sì, tante soddisfazioni ancora da potersi togliere. Vedo un Cavina concentratissimo sul web. No, stavo curiosando. Sta cercando dove comprare la carne. Stavo cercando la carne, perché ormai siamo lanciati, perché l'abbiamo detto, nel fine settimana non ci saranno impegni di basket, lo sappiamo, venerdì alle ore 20 a Forlì la sfida proprio contro l'Unieuro, però insomma sabato e domenica chi non va a Roseto a vedere le Final Eight, credo che saranno in tanti, perché insomma c'è spazio per fare
qualcosa. Prima di avviarci verso la fine, però, Dario, abbiamo ancora un paio di contributi, quindi cominciamo ad inquadrare la sfida contro UniEuro, che lo sappiamo è sempre una gara difficile giocare contro Forlì, anche se l'abbiamo anticipato, non è certo, insomma, è una squadra che sta crescendo, sta tornando magari ai livelli alla quale doveva essere a inizio campionato, ha avuto grandi problemi, però insomma sarà una sfida non facile. Andiamo a sentire Spiro Leca sulla situazione attuale anche degli infortunati del club. Adesso focus da domani, perché venerdì c'è una battaglia a Forlì che ci aspetta e noi vogliamo continuare la nostra strada. Ecco, viviamo la giornata, non si può fare, avete visto cosa può succedere, vai a giocare da qualche parte come abbiamo fatto inizio stagione con 3 giocatori in meno e non sei più se stesso, non sai cosa ti viene fuori. Viviamo la giornata, adesso siamo questi, siamo contenti per come sta andando, dobbiamo solo non togliere il piede dall'acceleratore, però ormai abbiamo fatto solo 3 partite al completo su 21 e cosa vogliamo dire? Viviamo la giornata, perché ho detto prima, viviamo la giornata e continuiamo a lavorare, perché da lì arriva tutto. Non dobbiamo fermarci, che non abbiamo ottenuto niente, abbiamo già una buona circolazione in attacco, abbiamo dei buoni meccanismi anche difensivi, perché sulla difesa pick and roll, a parte 2 errori, abbiamo fatto delle buone cose, però ecco, guai a sentirsi arrivati, ecco, cioè io c'ho la fortuna di aver scelto ragazzi e giocatori bravi, non solo giocatori ma anche ragazzi che capiscono, e quando si parla tra uomini molte volte magari ci si insultiamo in faccia, ma quando si esce per fare il lavoro tutti sono professionisti e fanno il massimo. Beh, non fa una piega tutto ciò. Si è parlato quindi della partita con Forlì. All'andata tu non eri della partita. Non c'era. Ero in panchina, mi ricordo ancora il tiro di Jay. È a 4 secondi dalla fine. Quella partita è stata, dal mio punto di vista, la svolta un po' mentale del campionato. Ecco. Sì, si vinse di 2, 78-76, ma ad un certo punto eravate sotto di 14. E questo spiega quello che dovrete essere anche da qui in avanti. Resilienti, capaci di reagire ai momenti difficili. E se continuate ad attaccare in questo modo, quello che noi possiamo chiedervi, continuate così. Possiamo forse chiedervi di tornare la difesa che forse nelle ultime partite non abbiamo visto, ma che abbiamo visto altre volte. Sì, ma bisogna anche capire determinate cose che secondo me ho cercato un attimo di spiegare un po' prima, nel senso che abbiamo giocato contro 2 squadre molto particolari, anche loro, se vedi le partite loro, prima di giocare contro di noi, la maggior parte delle partite erano a punteggio alto, quindi vediamo quando giocheremo con squadre come Cento, con squadre ora come Forlì, che i ritmi sono magari un pochino più bassi, i possessi sono meno, se effettivamente siamo quella squadra delle ultime 2 partite che fa 120 punti e ne concede 100, che comunque va bene perché vinciamo, oppure saremo una squadra ancora più solida. Vorremmo essere quella squadra lì che dici tu, ci stiamo lavorando e ovviamente che bisogna dire che negli ultimi 2 mesi allenamenti al completo ne abbiamo fatto veramente pochi, in realtà all'inizio della stagione, quindi trovare sempre i meccanismi in difesa giusti non è così facile. Però ci stiamo lavorando e già da venerdì a Forlì sono certo che vedremo una squadra molto più solida in difesa. Bene, intanto noi andiamo a risentire, ogni tanto salta fuori e Jay Packer nel corso della puntata, noi l'abbiamo sentito ripetutamente. Tra l'altro quello di ieri non è stato il suo record di punti, ieri in conferenza stampa abbiamo scoperto che ne segnò 31 quando giocava a Reggio Calabria. Però andiamo a sentire l'ultimo contributo con AJ Packer. Ovviamente loro una squadra completamente differente l'andata. Preso 2 americani, conosciuto Rush ovviamente, e lui è fortissimo per la squadra, bravo in difesa, passa la palla, facciamo tutto per loro. Quindi c'è una battaglia, loro in un momento differente da primo, e quindi c'è ogni partita a Forlì sempre difficile, e quindi soprattutto adesso, quindi aspetto una battaglia, sì, l'hai già detto. Secondo te quali sono i giocatori più pericolosi di una squadra che insomma si fonda molto sugli italiani, visto
almeno sì. Si è fondata molto sugli italiani fino ad ora. Sì, diciamo che si è fondata sugli italiani per una questione soprattutto di necessità, quindi vediamo che squadra troveremo, una squadra con un americano che è arrivato da una partita, un americano che nella prima partita che ha giocato molto bene, quindi penso che sia una squadra in questo momento stia trovando completamente da capo gli equilibri, quindi sarà una partita tosta. Uno straniero che insomma non un rookie, perché Lucas... No, insomma... assolutamente, esperienza e poi credo che sia un giocatore giusto per loro, quindi sarà sicuramente, ora finalmente Forlì è quasi al completo, quindi sarà una bella partita. Senti, ieri Spiro in conferenza stampa, tra le altre cose che ha detto, che da qui alla fine per far quadrare il cerchio bisogna mantenere la solidità interna, voi in casa in questo momento avete e date ampissime garanzie, e bisognerebbe andare a cercare qualche exploit in trasferta. Voi venerdì avete l'opportunità di obbedire al vostro coach che vi chiede di vincere fuori e poi quasi di affossare una che potenziale diretta concorrente. Sì, per noi sarebbe una partita veramente importante anche in ottica playoff, perché vincere contro Forlì dopo la vittoria contro Eurobasket vorrebbe dire avere praticamente un piede nei playoff già con un po' di giornate anticipo, quindi sarà una partita molto importante anche da questo punto di vista e anche per loro che hanno bisogno assolutamente di trovare un po' di vittorie in casa, quindi sarà una partita molto tosta. Fatta la stagione regolare, poi c'era la parte di orologio. Quanto potrà incidere secondo te sulla classifica? Ma sulla classifica bisogna vedere come si arriva, bisogna vedere quanti punti di stacco si hanno fra i diversi posti. Dal punto di vista tecnico-tattico penso che ormai le squadre a quel punto sono già abbastanza avanti, quindi sono già quelle che sono, quindi non vedremo cose nuove dal punto di vista tecnico, però come classifica vediamo, perché può influire molto. Venerdì sera a Forlì ci sarà la sfida di Farfanale e Forlì, appunto, però nel fine settimana a Roseto le Final Eight. Abbiamo già chiesto un pronostico a Meccacci, lo chiediamo anche a te. Sì, io sì, vedo vediamo come arriva Cantù, ma vedo Udine, Cantù, Verona e Scafatti, quelle un pochino più avanti in questo momento anche dal punto di vista del gioco, quindi penso che una di queste quattro qua potrebbe essere la squadra che vince la Coppa. Sì, ma uno come te ci deve dire un nome secco. No, io non mi sbilancio mai troppo. Siamo mai sbilanciati. Ti brucia non esserci o meglio pensare ai play-off? No, mi brucia. Devo dire che quando ho guardato il 100, perché la partita 100 chiusi, la partita che se certo. Chiusi perdeva, saremmo andati noi, quindi ero lì a guffare un po', mi dispiace per i ragazzi chiusi, ma invece niente. Invece non sei un gufo, evidentemente. No, non ce l'ho fatta, non troppo, non dovevo guardarla forse. Quindi l'appuntamento rinviato si spera con le Final Eight di Coppa Italia. Direi che Dario, siamo giunti alla fine, se non hai altre comunicazioni di servizio da dare. No, spero di ricevere un invito per mangiare dell'asado. La prossima puntata la facciamo davanti un barbecue, va bene? Come? La prossima puntata la facciamo davanti un barbecue. Oh, che spettacolo! Spostiamo tutto lo studio davanti a un barbecue. E questo è uscito l'azione accettata. Il vero argentino che è dentro Agustin Fabi. Siamo arrivati al termine della trasmissione, l'abbiamo ripetuto, lo diciamo, alle ore 20 a Forlì, all'Unieuro Arena, la sfida fra appunto Unieuro e Top Secret, venerdì sera, poi nel weekend la Final Eight di Coppa Italia e noi saremo qui puntuali lunedì prossimo per raccontare quello che è successo in LNP, quindi nella Serie 2 Old Wild West, nel weekend appunto di Coppa Italia, ma anche della sfida fra Forlì e Ferrara. Dopo di noi lunedì sport, non cambiate canale, vi ricordo anche che stanno cambiando un po' le frequenze del digitale, quindi tra poco Telestense passerà sul canale 19, ma questo avremo tempo di così di assorbirlo come cambiamento. Grazie di averci seguito, ci vediamo qui lunedì prossimo. Buona serata.